Ben ritrovati, oggi parliamo di musica e di solidarietà, ma soprattutto avremo tanta energia in questa puntata, che è quella di un musicista veronese che non è più tra noi, ma il suo cuore blues batte sempre, Rudy Rotta. Rudy Rotta ha dedicato tanti suoi concerti a delle azioni benefiche. I proventi spesso sono stati devoluti in beneficenza delle organizzazioni di volontariato, e ne parliamo insieme a Cristina Coltri, che è stata la sua manager per tanti anni, alias Chicca. Ricordiamo anche che c'è un'associazione a Verona, nata nel 2017, a lui dedicata, grazie all'iniziativa della famiglia, quindi della moglie Patrizia, delle figlie Giulia e Ilenia, per mantenere, diciamo, vivo il ricordo musicale, ma anche continuare con questo modo di interpretare la musica per gli altri, con delle azioni fattive. Allora, Cristina, vogliamo ricordare Rudy, soprattutto anche un po' qualche aneddoto, qualche ricordo della sua persona. Dicevamo, un cuore generoso sotto una scorza un po' dura, un carattere non sempre facile. Sì, vero, un carattere non sempre facile. L'ho conosciuto, fra l'altro, che ero una ragazzina. Mio papà l'aveva conosciuto professionalmente, e con la passione che aveva per la musica naturalmente erano diventati amici, e quindi ho potuto conoscerlo già da quando ero abbastanza piccola. E un carattere molto forte, ovviamente un ex imprenditore, quindi anche nel momento in cui aveva scelto di passare alla musica da professionista si ritrovava a essere imprenditore di se stesso, e quindi chiaramente con delle scelte sempre molto molto mirate, e sempre era esigente, voleva sempre voleva sempre il massimo e pretendeva ovviamente il massimo soprattutto per la sua musica. Quanti anni lo hai seguito in giro per il mondo? Una decina d'anni. In giro per il mondo, perché Nemo Profeta, sì, in patria, lui era molto conosciuto all'estero, sì, e ha suonato con i più grandi musicisti, le icone blues, del blues. Sì. Tra cui il più grande, possiamo ricordarlo, era B.B. King, ci aveva suonato più volte, tre volte, ma naturalmente la sua perla era stata la partecipazione con lui al Festival di Montreux. E naturalmente per lui era stato veramente un grande onore. Poi aveva avuto a che fare con la figlia, naturalmente poi aveva suonato anche con John Mayall più volte, aveva Brian Auger, Ian Peace, aveva avuto modo di suonare anche con Larry Carlton, gli Allman Brothers, i Fabulous Thunderbolts, cioè c'erano veramente tantissimi, Etta James, perché naturalmente poi devo anche ricordarmeli anch'io, certo, un po', sono veramente tantissimi. Parliamo dell'associazione che è nata nel 2017, esatto, per proseguire anche questa sua opera benefica. Sì, no? Sì, per proseguire un po', per ricordare naturalmente Rudy, per tenere viva la sua musica, ma soprattutto per tenere viva quella sua passione, quella sua voglia di fare del bene anche agli altri. Perché per lui i concerti benefici erano veramente un punto fermo, cioè almeno una volta l'anno doveva esserci un concerto benefico al Teatro Romano, sempre con grandi ospiti, ma comunque se lo chiamavano per altri concerti lui naturalmente andava ben volentieri. Quindi l'associazione adesso si sostiene con i concerti, sì, devolve sempre il ricavato a delle associazioni, che tra un poco ricorderà, sì, proprio la Presidente, esatto, e poi i CD, perché usciti di nuovi anche. Sì, esatto, ne abbiamo pubblicato uno postumo, che comunque era un progetto suo già completato, e poi abbiamo anche delle altre cose, degli altri progetti che erano rimasti in sospeso e che possiamo pubblicare, come un fotolibro con la sua biografia, e poi vedremo altre cose. Ecco, l'associazione ha anche dei tesserati, sì, che possono, esatto, sostenere queste attività. Sì, ci aiutano nel sostenere questa nostra opera, che è tra il ricordo la vita della musica di Rudy e la volontà di fare beneficenza, sempre. Presidente dell'associazione è la figlia Giulia. Giulia, possiamo dire che ha veramente ricevuto in eredità la passione per la musica, e quindi adesso ve la proponiamo in un collegamento dove la vediamo circondata dalle preziose e amate chitarre del suo papà. Il blues è vita e la vita è blues. Ciao a tutti! Sto abbracciando una delle chitarre più care di mio papà, che ha suonato con tanta grinta e passione durante la sua vita.
Sono qui per ricordare la sua musica, la sua arte, ma anche tutto il bene che è stato possibile realizzare attraverso i suoi concerti. Sì, musica e solidarietà. È così che lui l'ha sempre pensata. Una musica che tante volte possa essere a servizio di progetti benefici. Oggi l'Associazione Culturale Rudy Rotta, ringrazio gli amici che ci hanno aiutato a realizzare questo bellissimo progetto, si occupa proprio di questo, di tenere viva la sua memoria, la sua musica, che rimane il ricordo più bello, ma anche di continuare ad aiutare quelle realtà che lui aveva già iniziato a sostenere in vita. In modo particolare WILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Tanti sono i ricordi belli di serate svolte al Teatro Romano proprio per sostenere questa realtà. A me è molto cara poiché ho diversi amici che combattono con malattie neuromuscolari. E allora ecco che la musica può diventare uno strumento straordinario a sostegno di progetti benefici. Musica e solidarietà. Ne abbiamo tutti tanto bisogno. Grazie Giulia, molto vero. Chicca, ricordava il Teatro Romano, io ho avuto l'onore tra l'altro di presentare esatto. Questo evento grandissimo nel luglio del 2019 esatto. Al Teatro Romano esatto. con Kebmo. Sì, Kebmo era stata una scelta quasi obbligata perché l'avevamo incontrato alla Legendary Rhythm and Blues Cruise nel 2016, è una crociera nei Caraibi, una crociera blues dove ci sono naturalmente i più grandi artisti blues, quindi Taj Mahal, Buddy Guy, naturalmente c'era anche Kebmo e l'avevamo incontrato e avevamo parlato, avevamo già quasi pensato e chiarito con lui di poter fare un concerto benefico a Teatro Romano. Bene, allora vediamo Rudy Rotta on stage. Yeah. La sua grinta, la sua passione, questa energia inesauribile che aveva. Pronti per la clip. Feel I'm proud. Yeah, my blues and I. Questo era il concerto con B.B. King. Sì, al Festival di Montreux. Un altro ricordo lo affidiamo questa volta a Lawrence Zadro, che è presidente del Blues Made in Italy, titolare di AZ Blues, tra l'altro lui è l'organizzatore sì. di un festival a Cerea che riunisce grandi nomi del mondo del blues, ma soprattutto tantissimo pubblico, ed è stato amico, oltre che sì. Ufficio stampa di Rudy, esatto. vero? Esatto. Sì. Allora, vediamo questo contributo e questo collegamento con Lawrence Zadro. Sono tanti gli aspetti che mi legano a Rudy Rotta. Primo fra tutti ti direi sicuramente il fatto che io lo abbia conosciuto quando avevo ancora meno di 10 anni. La fortuna è stata quella di avere un papà che mi faceva ascoltare dischi di blues, di rock, di soul, che hanno inevitabilmente acceso in me una passione forte per questo genere. E poi già in quegli anni andavo a lezioni di chitarra, strumenti che mi accompagnano ancora oggi. E Rudy Rotta è stato il primo artista blues che io abbia mai visto. Ricordo ancora quando mio papà mi portava ai concerti e mi faceva salire sulle sue spalle per riuscire a vedere ad altezza palco. Incredibile. Soprattutto sapere che avevamo a Verona un artista blues di caratura internazionale. Veramente un sogno. E poi unito al fatto che ho stretto con lui una bella amicizia nel corso degli anni.
prima quindi da fan, poi da amico e poi infine anche come collaboratore professionale per quanto riguarda l'organizzazione di concerti e ufficio stampa, un'attività che svolgo con AZ Blues. Non dimenticherò mai i concerti in cui abbiamo avuto modo di collaborare e anche la sua partecipazione al festival organizzato da Blues Made in Italy proprio a Cerea, qui il mio paese. Vedere che Rudy Rotta con la sua band si è esibito per un numero incredibile di appassionati, di fans che non aspettavano altro che vedere un suo concerto. Amici che ha avuto modo di rincontrare e di rivedere dopo tantissimi anni. Una sensazione davvero bellissima aver preso parte di questo suo percorso musicale e una musica che ha lietato tutto il periodo della mia crescita, della formazione, e ancora oggi me li ascolto. Sono dischi veramente fondamentali per la mia formazione. Ciao Rudy! E con questa immagine direi ci salutiamo nella maniera migliore. Quindi le attività dell'associazione sono presenti sui social, quindi sì, cercatele, esatto, e sarete tenuti al corrente dei prossimi eventi. Sì, ne stiamo programmando uno, quindi appena si potrà al Teatro Romano lo metteremo in scena. Grazie a Cristina Coltri, manager di Rudy Rotta, grazie a voi che ci avete seguiti anche questa settimana. A presto!